anche la conquista giovanile. Hanno sostenuto il servizio per l'apertura. I risultati che la città ha conseguito sono sotto gli occhi di tutti. Scolare, genitori e dai loro genitori ancora, però è e sarà anche la nostra città. Io sono nata a Comiso, vi abito e credo che qui crescerò. Per questo io vorrei dare il mio piccolo contributo assieme a quello dei miei compagni per migliorare questa città per i grandi e per i ragazzi. Mattia! E cercare di fare costruire questa struttura. La sede di Camerina fin dall'inizio ha voluto seguire le finalità dell'Unitre ed è fedele ai concetti e alle, diciamo così, alla filosofia della nostra Unitre, che non vuole essere appunto una scuola, non vuole essere una brutta copia dell'Università degli Studi, ma vuole essere un centro di servizio per la comunità e per il territorio. Per festeggiare il nostro decennale abbiamo oggi con noi la Presidente Irma Re, Presidente nazionale della Unitre, e sta assistendo all'esibizione del coro dell'Unitre di Santa Croce Camerina, che appunto in onore di lei anche canterà dei canti piemontesi. Lei è di Torino. Più tardi andremo a visitare le mostre di ricamo, mostre di pittura e mostre di fotografia. Tutto lavori realizzati dai nostri studenti dell'Unitre, appunto per in occasione di questo decennale. Il piacere di avere tanta gente qui con noi, una partecipazione veramente forse inaspettata per questa affluenza di pubblico. Abbiamo fatto un po' una mostra di quello che in questi 10 anni abbiamo fatto come associazione dell'Unitre, non solo corsi di ricamo per recuperare tradizioni perdute come macramè, tombolo e tanti altri tipi di ricami, una rassegna di foto che diciamo rappresenta i momenti più significativi della nostra associazione e alcuni quadri realizzati da nostri soci, anche ragazzini,
sotto la guida del professore Giovanni Aquila. Molto contenta di insegnarlo alle altre e mi sento un po' realizzata in questo. Con 2 o 3 allieve e man mano con gli anni in effetti siamo arrivate forse più di 25 persone. E potete vedere benissimo i ricami, sono tutte allieve molto molto impegnate a imparare le varie arti che si stanno in effetti perdendo, i vari punti.